Amici e amiche di Infarinando, buonasera, benvenuti a quest'ennesima puntata di Infarinando Live. Finalmente, lasciate dire finalmente, ritorniamo da dove avevamo lasciato, quindi con una live interessantissima. Voglio ricordarvi i nostri canali, che è importante, quindi il nostro gruppo Facebook Infarinando, il nostro canale YouTube Infarinando, il nostro gruppo, quel canale Twitch, sempre Infarinando, e poi l'account che abbiamo su Instagram, che è in.farinando. Quello che vi chiedo sempre è di iscrivervi al nostro canale YouTube, perché la vostra iscrizione ci permette di avere la possibilità di contare su una base, una base importante. Quindi, bando alle ciance. Questa sera abbiamo un grande maestro. Il più grande, lasciatemi dire, il più grande maestro per quanto riguarda la lievitazione, quindi la fermentazione, la pasta lievitata. E siamo veramente orgogliosi e onorati di avere con noi il maestro Giambattista Montanari. Allora, Maestro. io sono Giambattista. Giambattista, sì, no, 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 non ci tiene No, no. all'appellativo di maestro. Anche perché se mi deve venire in mente la parola maestro, mi viene in mente quando gli apostoli chiamavano maestro Gesù. E fra me e lui c'è una montagna, c'è una distanza enorme, per cui io mi definisco sempre che sono un innamorato del lievito, che cerca di far bene il suo lavoro e di trasmettere questa passione agli altri, punto. Se vogliamo dire docente, perché magari trasmetto informazioni, sì, ma maestro no. Io ci terrei a dire, prima di iniziare il nostro percorso con Giambattista, ci terrei a dire una cosa. Oltre chiaramente a ringraziare Giambattista per aver accettato l'invito, quindi per essere qua con noi su Infarinando, vorrei ringraziare l'amministrazione. Non ti sentiamo più. Ti si è chiuso il microfono. No, no, c'hai il microfono che ho sbarrato, quindi vuol dire che è chiuso. Ecco. Sto dicendo questo, ci deve Adesso si sente il fuscio di prima. Abbiamo sistemato. Ci terrei a ringraziare l'amministratore del Giambattista Montanari Fan Club, che è Salvatore Di Donà, un mio corregionale. Lo ringrazio perché mi ha supportato nell'impresa di avere il maestro qua, perché il maestro Giambattista, perché come potete immaginare è chiaramente sempre impegnato. Un paio di giorni fa era a No, no, Boston, ieri, sono oggi. atterrato mezz'ora fa a Linate. Ok, quindi potete immaginare, e Salvatore mi è stato sempre vicino. Vi esorto e vi chiedo di iscrivervi al fan club di Giambattista e di Salvatore, perché anche loro hanno il desiderio e quindi la voglia di avervi nel loro gruppo, senza alcun dubbio. Giambattista, non ti rubo più un secondo. Dimmi. Hai campo libero. Per adesso, noi non abbiamo preparato nulla, non abbiamo avuto nemmeno il tempo e comunque abbiamo preferito non preparare nulla. Però è chiaro che si avvicina il Natale, si avvicina il momento dei grandi lievitati e il tema chiave non può che essere la pasta madre e i suoi derivati, tutto quello che si può fare. Stasera non possiamo parlare di tutto, però vediamo un po' di avvicinare quanta più gente possibile alla pasta madre, spiegando, parlandone come faremmo in un salotto, come se fossimo nel salotto di casa. Giambattista, un attimo solo, vi presento Maurizio Federico. Oh, Maurizio! Ciao Giambattista! Che bella! Maurizio è il direttore del ricettarium, che è una sezione di Infarinando in cui ci sono tutte le ricette del punto di Infarinando, e
facciamo i complimenti a Maurizio perché medaglia di bronzo al campionato mondiale, miglior panettone del mondo 2021. Quindi bravissimo e onorati di averti con noi, Maurizio. Ciao Alessandro, buonasera. Ciao Maurizio. C'è un ritorno di... Sì, probabilmente qualche duno che è collegato e che ha il microfono aperto. Bisogna che tengano chiusi i microfoni. No, tolto. Ok. Maurizio, abbiamo fatto una breve introduzione, abbiamo chiesto a Giambattista di... Giambattista, non lo chiamare maestro perché si arrabbia, No, no, per carità, non lo faccio più. Non lo faccio più. È un piacere rivederti, Giambattista, lo sai. Sì, è stata tutta la settimana a Barcellona, sì, ancora un po' mi cominciavo a parlare spagnolo. Spagnolo. Come stai? Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto bene. Stanco, ma tutto bene. Ci credo. Andiamo nel concreto. Vai. Giambattista, a te. Allora, vabbè, innanzitutto se io mi metto a parlare... vado avanti per delle ore, forse mi dovete fermare, per cui forse è interessante anche che le persone che sono all'ascolto, se hanno dei dubbi o delle cose, possano fare domande, usare te come relatore, certo, in modo che attraverso te possiamo dare risposte, per quello che è il mio potere, nel mio conoscere sicuramente cercherò di dare una risposta a tutto. La prima cosa con cui, giusto per rompere il ghiaccio, questo è un po' una tendenza di questi ultimi tempi, c'è un po' come sempre nelle cose, c'è un po' di non mi viene la parola esatta, comunque a volte tutti hanno questa ambizione di essere professori, ma senza voler fare una polemica, per cui mi trovo che a volte mi viene contestato il fatto che un prodotto viene chiamato lievito naturale piuttosto che pasta madre, perché chiamarlo lievito naturale può voler dire che ha soltanto una fase di irritazione relativa ai saccharomiceti e quant'altro. Credo che queste cose contribuiscono poco alla crescita di quello che è la vera conoscenza e quant'altro. Però, se vogliamo essere precisi, e da un lato ci può anche stare, per la legge italiana anche il lievito di birra è un lievito naturale, perché comunque sia... è un prodotto che deriva da una fermentazione prodotta dall'uomo, però naturale. Per cui è forse più corretto parlare di pasta madre. Però mi scuserete se ogni tanto passo da lievito naturale a pasta madre. Per me il concetto è sempre quello. Quando parlo di lievito di birra non lo chiamo lievito naturale, ma lo chiamo lievito di birra. Io ho sempre fatto questa distinzione. All'estero questa distinzione esiste, le Levain, le Veuve e quant'altro, in Italia un po' meno, però giusto per mettere due paletti stasera, quando parliamo di lievito, che lo chiamiamo pasta madre solida o quant'altro, parliamo di un prodotto che ormai ha quasi, è stato scoperto quasi 3.500-4.000 anni fa, ancora prima dell'era cristiana, si parla dell'Egitto di circa 2000 anni prima della venuta di Cristo, quindi siamo circa 4000 anni, forse adesso non ci sono date precise, e di un prodotto che è stato scoperto in maniera assolutamente spontanea, perché le tesi più accreditate danno come l'inondazione, ci sono due tesi onestamente più accreditate, uno che è quello di un'inondazione da parte del Nilo dei granai del faraone, e questo ha generato una lievitazione, una fermentazione spontanea, quindi questa farina poi tutta così, tra virgolette, impastata per autolisi prolungata, è stata cotta ed è stata subito piaciuta dal faraone, che fino a quel tempo, ricordiamo, mangiava un pane schifosissimo fatto da farina e acqua impastata e cotto su delle pietre roventi. Quindi. Altri invece asseriscono che gli egiziani avevano una capacità di approfondire le cose, per cui avendo già inventato la birra si sono accorti che con gli scarti della lavorazione della birra questo impasto di pane, di farina e acqua, comunque scarto della lavorazione della birra, tendeva ad aumentare di volume, quindi rendere il prodotto più soffice. Comunque noi dobbiamo dire grazie agli egiziani se oggi possiamo divertirci con questo meraviglioso prodotto, ecco, giusto per rompere un po' il ghiaccio, ecco.
Sì. A posto, domande. Puoi continuare, puoi No, allora. continuare. Sì. Adesso ti ha fatto la storia Sì, in 2 minuti. Quindi, certo. con le domande, poi man mano che arrivano, Giambattista. No, No, guarda, guarda, ci siamo. Quindi. io direi questo. Ne parlavo un attimo Cioè, è anche con a volte mi Giambattista. piacerebbe capire in che direzione andare, perché se ci mettiamo a parlare del lievito, possiamo dire di cosa è formato, possiamo metterci a parlare di quello che sono i fermenti, che sono i lactobacilli, per esempio, Sì, che molti sono. Dimmi tutto. iniziare magari con, cioè, il profano Ok. potrebbe chiedersi Le perché gestioni, le. usare la pasta madre e non usare il lievito di birra. Ecco, la prima Allora, domanda che ti farebbe il profano. la prima domanda che farò il profano è perché tu con la pasta madre, con il lievito di birra, non puoi ottenere lo stesso prodotto. Per quanto tu possa essere bravo, tu possa usare delle bighe a lunga fermentazione, il lievito di birra è un prodotto estremamente aggressivo. Basta dire che la densità media per 1 grammo di lievito di birra è di circa 1 miliardo di elementi, la densità media di un lievito madre, quindi più o meno molti sono gli stessi saccharomicidi che troviamo nel lievito di birra, sono circa 100 milioni per grammo, per cui la densità è 1 a 10, quindi già da di qui capiamo quanta potenza fermentativa in più hanno, ed è il motivo per cui quando facciamo un impasto di brioche e mettiamo dentro anche soltanto 30-40 grammi di lievito di birra per chilo di farina, dopo 4-5 ore abbiamo un prodotto lievitato. Quello che però lo differenzia, lo rende unico in tutto quello che è il panorama delle fermentazioni, è questa capacità di, in chimica viene chiamato protocooperazione, che hanno le famiglie degli eviti, che ricordiamo sono dei funghi, con un'altra famiglia di elementi microscopici che si chiamano lactobacilli. E questo è un qualcosa di unico e bellissimo, perché praticamente che cosa succede? Che i lactobacilli preparano il terreno, cominciano a fermentare il prodotto, cominciano ad abbassare il pH dell'impasto, mettendo nelle condizioni i lieviti di esprimersi al meglio. Quindi, non per niente, per fare un esempio, far capire questo, se io faccio un impasto dove ho una quantità elevata di tuorli che hanno un effetto tampone, quindi la capacità di diminuire o di stabilizzare il pH di un impasto, i lieviti rallentano la propria attività e quindi l'impasto va più piano. Quindi c'è questa collaborazione dove i lieviti, a seguito della loro attività fermentativa, rilasciano delle sostanze nutrizionali ottime per quello che sono i lactobacilli. Per cui questa è la prima cosa che la natura o chi ha dato il via alla natura per chi crede in Dio è stupendo, perché comunque ci permette di avere dei benefici da questa cooperazione che noi manco immaginiamo. Noi tante volte immaginiamo il lievito naturale come semplicemente un agente lievitante diverso, forse perché fa figo, molti amano, vedi, adesso ho detto lievito naturale, però pasta madre, ok? Per molti fa figo dire che fanno qualcosa con la pasta madre, esatto. In realtà utilizzare la pasta madre vuol dire portare dei benefici al nostro fisico incredibili. Negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni, hanno scoperto, te calco, che in una pasta madre sono state isolate più di 480 famiglie di lactobacilli. Una di queste famiglie di lactobacilli hanno scoperto essere in grado di annullare gli effetti negativi della gliadina e quindi permettere a un celiaco di mangiare pane di frumento, di mangiare una pizza. Logicamente questo non è ad uso specifico di noi artigiani o amatoriali, perché Certo. chi può fare questo alla grande industria, dove dopo aver isolato il ceppo di lactobacilli crea un lievito di tipo 2 che altro non è che farina, lactobacilli e una minima quantità di lievito di birra, per cui alla fine tu ti trovi nell'impasto, lo vai a creare te e quindi ha le stesse caratteristiche di quello che si genera spontaneamente, perché la pasta madre ricordiamo che ha una generazione spontanea.
e ha una selezione spontanea. Qui nella pasta madre la selezione dei lactobacilli e la selezione degli lieviti avviene in maniera spontanea, indotta dall'uomo con la maniera in cui lo gestisce e la maniera in cui usa l'acqua, quindi temperature e quant'altro. Invece un lievito di tipo 2 è un lievito che usa la grande industria, dove selezioni i vari ceppi che gli interessano, usa del lievito di birra come agente lievitante, però ricordiamo che ne usa quantità veramente infinitesimali, perché è comunque considerato per il mondo accademico, universitario, che ha classificato i lieviti, le paste madri, comunque una pasta madre di tipo 2 è definita. E quindi oggi, se alcuni possono prendere un prodotto anche industriale e mangiare un celiaco, una fetta di pane col prosciutto, lo si deve agli studi che vengono fatti e a questo meraviglioso mondo che è la pasta madre. No, io mi viene il lievito naturale, mi piace di più. Cioè, non ti preoccupare, non è che qua non, va benissimo. No, siccome sono stato reguardito su questo, no, il lievito naturale. Sì. Anche, per esempio, pochi sanno che durante la fermentazione lattica, quindi di un lievito naturale, si sviluppano anche dei componenti precursori di sapidità come il glutammano e del maltitolo, che non è quello che noi compriamo, che viene fatto attraverso la lavorazione del mais, ma è prodotto in maniera naturale. Dei lactobacilli, e questo ha permesso a determinate aziende, in particolar modo quelle che producono i panini per McDonald's, di ridurre dello 0,4% il sale, quindi passare dal 2% sul peso della farina all'1,6%, e ridurre anche l'apporto di zucchero del 40%, e questo non è poco. E quindi questo dà l'idea di quanto ancora c'è da scoprire, perché io sto studiando e da quando ho fatto Omnia Fermenta ho scoperto e ho materiale, non dico per fare un terzo libro, comunque tanto materiale, perché chi vuole studiare e cimentarsi, quello è il primo. Da Questo è il primo, quello a Omnia è passato la Bibbia nostra, la prima Bibbia. prima, perché poi da Sì. quello a Omnia è passato un mondo. E poi da Omni adesso tante cose sono ulteriormente cambiate. Certo, poi Quindi diciamo. forse, dimmi. No, dicevo che è chiaro che con gli studi che poi vanno avanti si aggiungono sempre nuove nozioni, nuove conoscenze e quindi ci si aggiorna. Ecco. Il pH è il primo e questo È il secondo. È il secondo. è il finale che. Come vedete ci sono gli appunti che man mano si studia e si va avanti. Sono bibbie per Anastasia, noi queste. sì, sono dei capolavori che forse nessuno ha avuto il coraggio di mettere per iscritto Esatto. come Gian Battista. Quindi, Esatto. allora, qua chiedere un po' di domande. Vai, vai, Maurizio, vai. Sì, un po' di domande. Un attimo che adesso non le vedo più. Allora, praticamente Gian Battista, sull'autolisi. Ok, Sì, allora sì. dimmi. L'autolisi è un processo, allora, anche qui vedi, autolisi, se Porta, noi andassimo la a. domanda era se apporta dei miglioramenti all'impasto finito o al primo impasto o al secondo impasto. Allora, i miglioramenti li apporta in maniera inequivocabile. Anche in questi giorni che ero a Barcellona, ho avuto la fortuna di fare un corso in una delle migliori, se non la miglior scuola di Barcellona. Ho proprio dimostrato, ho fatto vedere questo qui. Allora, l'autolisi è un processo che noi prendiamo a prestito dal pane. Il primo a fare esperimenti e a capire come potesse funzionare l'autolisi è stato il professor Robert Calvel nel 1957. Anche qui faccio una premessa, perché una volta un grande nome. Mi concedete un secondo? Mi stanno ossessionando dal telefono dell'albergo. Gli dico che non rompono le scatole. Un secondo solo. No, Intrattieni, vai, ma tranquillo. sì? Oh, porca miseria. Niente. Che non rompono le scatole. Adesso ho staccato il telefono. Allora, il primo è stato Robert Calvel. Una volta uno mi dice, ma sai che chiamare autolisi non va bene, perché autolisi vuol dire autodistruzione. A quel punto lì, a me che autolisis venga dal termine autolisis, quindi autoistruzioni, interessa ben poco.
anche se in parte può avere un senso, perché comunque c'è una distruzione, una scomposizione di quella che è la molecola, di quella che è la proteina in componenti peptidici e in aminoacidi. Resta il fatto che una persona che purtroppo è morta e che ne sapeva molto più di me, ed era un professore docente universitario, l'ha chiamata in inglese autolisis. Quindi autolisis tradotto in italiano è autolisi. Poi chiamatelo metodo di nonna Peppina. Chi è? E ho da fare, sono in videoconferenza, venite dopo. Adesso ho da fare, per favore. E quindi stavo dicendo, io non so, non arrivano a capire quando devono intervenire o meno. Quindi chiamiamolo come vogliamo, però l'autolisi è quel processo che permette agli enzimi presenti nella farina di lavorare su quelli che sono i tre macro ingredienti, i tre macro di un impasto, di quello che è la farina, che sono carboidrati, proteine e grassi. In sostanza, quando io vado a prendere dell'acqua, che la posso prendere dalle uova, come dalla panna o dall'acqua stessa, e la vado a miscelare, neanche impastare, a miscelare con la farina, io vado a mettere in condizione, per esempio, le proteasi di lavorare sulla catena proteica, le amilasi di lavorare su quella che sono la scomposizione dell'amido in glucosio, e quindi ottengo come beneficio immediato una maglia glutinica molto più estensibile e con una capacità di formazione praticamente immediata. Io ieri, quando mi sono messo a impastare il panettone, in 3 minuti avevo i liquidi e la farina perfettamente incordati, avendo aggiunto la pasta madre. Ho messo gli zuccheri, io sono arrivato all'immissione del burro in 6 minuti. Quindi vuol dire chiudere un impasto attorno ai 13-14 minuti, quando normalmente ce ne vogliono 35-40, se non a seconda delle macchine, qualcosina in più. Detto così, per un amatoriale che fa un impasto ogni tanto, può anche essere un vantaggio minimo, ma mettetevi nelle condizioni di chi una sera magari deve fare 3-4 impasti in successione, perché il giorno dopo deve fare molto prodotto, poter risparmiare in 3-4 impasti un'ora di tempo. Se questo poi vuol dire su 20 giorni o 30 giorni lavorativi, vi lascio a voi la risposta su quanto tempo si può risparmiare. Per cui il primo aspetto è un aspetto di tempo. Il secondo aspetto è sempre legato al tempo, ma all'attività fermentativa. Nel momento in cui noi andiamo a fare un impasto, ok, c'è un altro, mamma mia, quanti rumori stasera. Nel momento in cui noi andiamo a fare un impasto, il lievito, prima di cominciare a fermentare, ha bisogno di trasformare l'amido in singole molecole di glucosio. E questo comunque fa passare un periodo di tempo che può essere più o meno lungo a seconda della quantità e della forza del lievito. Nel momento in cui faccio l'autolisi, invece, come ho finito l'impasto, il mio lievito che è dentro l'impasto ha già una percentuale di zuccheri semplici molto maggiore rispetto a quello che potrebbe essere un impasto normale. Quindi inizio a fermentare subito e automaticamente mi si abbassano i tempi di maturazione notturna. Cosa vuol dire? Che se io prima mettevo a 27 gradi e tenevo l'impasto per 12 ore, io adesso lo posso tenere sempre per 12 ore, sempre per 12 ore, ma a una temperatura più bassa, a 25 gradi. Questo vuol dire che io mi risparmio di fermentare dello zucchero, quindi ho dello zucchero in più nell'impasto che non viene fermentato, perché lo zucchero è come la benzina. Se io in autostrada vado ai 160 o vado ai 100, la quantità di benzina nel serbatoio cambia, e così anche nell'impasto. Nel caso dell'impasto, se io consumo meno zuccheri, se io consumo meno zuccheri, mantengo una percentuale di acqua legata allo zucchero superiore. Quindi ho il duplice vantaggio di avere un prodotto che mi mantiene più morbido, più acqua libera c'è e più si secca, più acqua legata c'è e più mi mantiene morbido, e lo zucchero mi dà una sensazione di dolcezza in più. Ho detto soltanto due cose, poi ci sono tante altre
vantaggi, però questi sono già due vantaggi che poi mi si ripercuotono anche nelle irritazioni in pirottino, perché poi se io ho una fermentazione notturna migliore, questa si trasforma anche in una fermentazione in pirottino molto più rapida. La percentuale di acqua per l'autolisi è 55%, esattamente, dal 50 al 55%. È logico che se l'autolisi la facciamo con una farina da sfoglia, può essere sufficiente il 50% perché la percentuale di proteine è inferiore. Se la facciamo con una farina da panettone, come nel caso di un primo impasto di panettone, l'autolisi, gioco forte, un 55% è corretto. Io normalmente utilizzo nei miei impasti acqua, tuorlo e panna, andando a scorporare quella che è l'acqua della panna. Per esempio, un litro di panna per me non è mai un litro di liquidi, ma 590 grammi di acqua, perché ha il 55%. Il tuorlo, se ne metto 200-400 grammi, normalmente il tuorlo è un 50%. Se vogliamo va da 49-51, quindi stiamo nel mezzo, 50, e non ci sbagliamo. E quindi se metto mezzo litro di tuorlo so che sono 250 grammi di autolisi. La cosa importante è non far lavorare troppo l'impasto, quindi quando ha assorbito i liquidi e non abbiamo più tracce di farina sul fondo della, come si chiama, della planetaria o dell'impastatrice che abbiamo, è sufficiente, ed è importante che non facciano grumi, per cui andare a coprire o con della pellicola o con della plastica, perché i grumi poi ce li portiamo dietro e ci impediscono una corretta formazione della maglia cutanea. Gianbattista, c'è un ritorno, forse Maurizio. Cosa senti? Un ritorno. Aspetta che provo a chiudere il telefono, che l'avevo lasciato acceso, fa rumore. È meglio? No. No. Vabbè, comunque dai, ti faccio la domanda. Due sono le domande. Sì. Ora è perfetto. Allora, la prima è la temperatura di questa autolisi. Se c'è differenza, io l'autolisi la posso mettere in frigo o la posso tenere a 18 gradi o a 28 o cambia qualcosa? Allora, tutto dipende dal tempo e dalla stagione in cui fai l'autolisi. Io quando ho fatto il panettone integrale 100%, ho fatto un'autolisi di 12 ore, però era inverno, per cui avevo un laboratorio 16, ero in cassa alimenti, 16-18 gradi, perché in cassa alimenti non so che cosa sia, ma d'estate e d'inverno c'è sempre la stessa temperatura, 18-20 gradi. Quindi si vela dal freddo sia d'estate che d'inverno. E quindi con una temperatura del genere ti puoi anche permettere di tenere la temperatura ambiente, perché per un tempo di circa 12 ore non è sufficiente quella temperatura per innestare una fermentazione spontanea. Okay. Diverso è se fosse invece estate, sì, dove la temperatura è di 38-40 gradi in laboratorio o anche nelle nostre case, se uno non ha l'aria condizionata oltre i 30 gradi ci si va abbastanza abitualmente, poi dalle tue parti non ne parliamo, Alessandro, in Sicilia immagino. Ecco, in queste condizioni qui io tendo sempre a spezzare, nel senso, se devo fare un'autolisi di un'ora, chi se ne frega che ci siano 40-50 gradi o 12, la tengo sempre fuori. Se comincio a fare un'autolisi di circa 6 ore, allora comincio a guardare un pochettino come va le cose. Fino a 4 ore posso stare anche a temperature elevate. Se devo andare oltre 4 ore è meglio metterla in frigorifero a 4 gradi. La domanda, diciamo, un po' più specifica è questa. Per ipotesi, se io facessi tre autolisi di stessa farina e stessa acqua, una la metto in frigo, una tengo a 18 gradi e una a temperatura ambiente, per esempio 25, alla fine di questa autolisi, 2-3 ore, ho una differenza in termini di prodotto? Ha prodotto autolisi o è la stessa? Allora, tieni conto che nell'autolisi chi è che lavora? Lavorano gli enzimi. Sì. E gli enzimi hanno un'attività che va incalando in rapporto alla temperatura. Okay. Per cui hanno una temperatura ottimale in cui lavorano, perché il problema non è quello che fanno gli enzimi se siamo a 40 gradi, ma quello che si può innestare nei lieviti selvaggi che ci sono nella farina o nei lactobacilli non selezionati che ci sono nella farina, non tanto in quello che vanno a fare gli enzimi. Per cui gli enzimi
più la temperatura è fredda e più lavorano lentamente. Il famoso discorso della sfoglia: se io faccio una pezzettina di sfoglia e la lascio riposare a temperatura ambiente, anche caldo, è sufficiente un'ora, un'ora e mezza. Se la metto in frigorifero a 4 gradi, almeno mi ci vogliono 8 ore per ottenere lo stesso grado di distensione del glutine. Proprio perché comunque sia, il freddo rallenta in maniera esponenziale, in base all'abbassamento della temperatura, anche l'attività degli enzimi. Per cui, ripeto, se abbiamo necessità condizione di... Condizione migliore dell'autolisi. La condizione migliore, se potessimo scegliere. La condizione migliore... Condizione migliore per fare tutto, da sempre, okay. La gestione di laboratorio, lo stare in casa, 20-22 gradi. Perfetto, questa è l'informazione... 20-22 gradi. Che diamo, quindi 20-22 gradi è la temperatura migliore in generale su qualsiasi cosa che riguarda la produzione, ecco. Anche quando vai a fare un laboratorio partendo da zero, se c'è la temperatura ottimale, 22 gradi, ci lavori tutto, dal cioccolato al lievito, al burro, tutto, 22 gradi. L'ultima domanda che fanno sempre riguarda l'autolisi, poi passare la palla a Maurizio. Sì. Come si fa a capire che l'autolisi è pronta? È semplice. Mezz'ora, allora, un'ora, due ore, tre ore, cioè come, no, non è il tempo chiaramente, non può essere quello. Allora, il tempo è subordinato alla tipologia di farina, nel senso che se uso una farina bianca doppio zero può essere che sufficiente 45 minuti, un'ora, nel senso che se io vado anche a due ore, tre ore, in maniera tangibile non percepisco un vantaggio. Onestamente, cosa che invece percepisco se ho una farina integrale. Più una farina è ricca di fibre e quindi anche parte legnose dovute alla presenza di fibre, soprattutto se è una farina tutto corpo, non una farina ricostruita, ecco che allora ho necessità di tempi più lunghi, perché ho bisogno di creare una estensibilità che la farina integrale di suo non ha. Se tu prendi una farina integrale, non so se avete mai provato a fare pane o qualcosa, sì, e non andate a fare l'autolisi, lo sviluppo è molto più limitato, il prodotto rimane molto più gnocco. Io ho potuto appurare questo quando ho fatto sia il panettone che il croissant, dove due ore di differenza sia nel panettone che nel croissant faceva una differenza, nel senso che un'autolisi di 6 ore o un'autolisi di 8 ore mi danno due prodotti diversi nel caso dei croissant, un'autolisi di 10 o di 12 ore mi danno due prodotti diversi nel caso di un panettone. Facendo una premessa, dobbiamo conoscere la farina che usiamo, perché ci sono oggi delle farine che sono per la loro stessa missione, ma non è giusto parlarne in questa sede perché non voglio fare pubblicità o meno, che vanno ad addizionare in maniera enzimatica le proprie farine. Vuoi per poterle far durare di più, vuoi per poterle usare subito o quant'altro, e quindi quando tu vai a innescare un processo di autolisi vai ad accelerare anche l'attività di questi enzimi. Il risultato... Mi è capitato una farina integrale di un mulino nazionale e dopo 5 ore di autolisi la pasta era completamente mangiata, non aveva più struttura. E quindi, cosa che invece non avviene quando faccio l'autolisi con farine cosiddette tutto corpo, ossia quando i mulini macinano il grano, passa attraverso dei processi di setacciatura chiamato aburratamento. Sì. Quando i burratti sono completamente aperti, quello che esce è chiamata farina a tutto corpo. L'unica cosa che viene tolta prima di questo è il germe di grano, perché farebbe andare da male la farina. Per cui con una farina a tutto corpo vi potete spingere fino a 12 ore di autolisi. Fate il sottoscritto. Luca ci domanda, sempre sull'autolisi. Un'autolisi a 20 gradi con il 70% di acqua per 6 ore. È necessario aggiungere il sale? Grazie mille. Allora, sicuramente il sale, anche perché l'acqua, ricordiamo, che è quello che innesta tutti i processi che conosciamo, dalla fermentazione, è un acceleratore. Il professor Calvel si era fermato fra il 50 e il 55% proprio per poterla gestire correttamente. Per cui il 70% è una percentuale che non ho mai riscontrato in nessun tipo di... anche discorso accademico o con chi ne studia e ne sa più di me.
In questo caso qui, con una percentuale così elevata di acqua, si potrebbe innestare più velocemente un processo autolitico, e quindi magari l'aggiunta del sale, lo 0,01%, potrebbe aiutare. Però, ripeto, io abbasserei tranquillamente. Se fa l'autolisi per avere un beneficio sull'impasto, abbasserei tranquillamente a un 55% che i benefici se li ha. Esattamente. Poi, Il se vuoi, consiglio. io dico sempre provare per credere, spingo sempre le persone a provare quello che dico, perché non mi piace essere creduto sulla parola. Il consiglio è quello di restare sul 55 e possibilmente tempero ambiente, 20 miti 2, è Sì, questo che massimo 24 possiamo. gradi. Esatto. Esattamente. Maurizio, vediamo se ci ascolta. Dimmi, Maurizio, dimmi, dimmi. a te. Ok, c'ho una domanda di Davide. Quali sono gli indici per valutare un lievito naturale in salute? Ok, Bella domanda, ciao. no, è giusto e corretto. Diciamo che un lievito naturale in salute richiede sei attenti esami di quello che è lo stato di salute del lievito. Un pochettino come i controlli che fanno i piloti, non so se avete mai visto in cabina, comunque i piloti prima di decollare hanno una serie di parametri, non 6, loro ne hanno 20, 30, se non mi ricordo preciso, dove ad ogni parametro devono dire ok. E così dovremmo fare anche noi. Quando noi andiamo a gestire o a lavorare con il lievito madre, tendiamo a sottovalutare questa cosa qui, per due motivi. O ci basiamo sulla quantità di ore, e io sento tanta gente che dice, ah, l'ho messo a lievitare 4 ore, dopo 4 ore ho rinfrescato. Ok, ma cosa è successo dopo 4 ore? Ah, niente. Mi hanno insegnato 4 ore, ho capito, allora se devo insegnarti a stare su con una gamba mentre impastavi, stavi su con una gamba. Io, ma questa è la mia deformazione professionale, io chiedo sempre il perché delle cose. Se uno mi dice, e chi non mi sa dire il perché, allora o è una persona straordinaria come Beniamino Bazzoli, che è un collega che adoro e che ha una conoscenza e una professionalità enorme, e lui quando lavora e gli fa una domanda che non sa rispondere, dice: io non lo so il perché avviene queste cose qui. Io so che se faccio così viene bene, però se vuole una risposta non te lo so dire. È molto genuino. È molto genuino. Altri invece vedi che cominciano ad arrampicarsi sugli Sì, sugli specchi specchi. perché la retrogradazione in associazione con. No, abbiamo bisogno di cose semplici. Per cui gli indici per valutare gli elettronuclei sono essenzialmente sei. Uno è il volume. Uno è. Ragazzi, io vi chiedo scusa, devo dire qualcosa a stare cesso perché mi chiama. Comunque, se è possibile, io firmerei un accordo per avere Ma io sto facendo una maestro vita completa, perché siete così? Giambattista tutte le settimane con noi, perché Sì, è è qualcosa, vero, cioè, Alessandro. eccezionale, Sì, eccezionale, sì, no, sì. non, Poi vedi, veramente. ci metti a proprio agio, perché Io lui è non ho trovato nulla, perché l'unica musica che ho trovato era un straordinario, quindi. accappatoio. Non ho Ormai è né una forza, è una niente forza. perché. È una forza incredibile, è meraviglioso. Dovremmo veramente Ma qui averlo non ho trovato niente. tutte le Dopo, quando ho settimane. finito, le cerco bene. Se le trovo, glielo dico. Ma adesso ho della gente dall'altra parte con cui devo parlare. Chiedo scusa. Buona serata. Adesso non posso guardarla. Ha capito questo? Sta aspettando. Aspetterà come aspetto io tante volte. Le chiedo scusa. Mi scusi. Porca miseria. Oh, mamma mia. Allora. Quindi, No, dicevamo. mi dispiace perché porca miseria, sono insistenti. Ok, hanno sbagliato loro, aspetteranno. Io quando sbaglio pago le conseguenze. Hanno sbagliato loro a mettere in camera mia, che ancora non so dov'è, una busta. Aspetteranno, quando ho finito gliela do. Punto. Se ne frega. Infatti, Allora, facciamo scusate, aspettare. questo è il Prego. bello anche della diretta. A me piace la genuinità, cioè No, nulla no, no, ma organizzato. È così è e via perfetto. andare. È perfetto. Alla Bazzoli, Giambattista. Esattamente, io Esatto. so. Cioè, anche perché, ragazzi, Bravissimo. siamo tutti fatti di un materiale che il Sì. giorno in cui ci mettono il cappotto di legno Di è legno. molto deperibile. Per cui che cosa siamo? Se è roba semplice, siamo roba semplice, non siamo roba complicata. Comunque, sei fattori. Primo, volume. Io attraverso il volume vedo com'è l'attività dei lieviti. Quindi normalmente il mio lievito deve raggiungere circa 2,7 di volume. Non deve mai arrivare alla triplicazione. La triplicazione è un volume massimo. E come tutti i volumi, ma è come tutti i limiti, quando è un limite
da una parte o dall'altra è sempre pericoloso. All'Università di Milano la professoressa Ambrogina Pagani ha definito ottimale fra 2,5 e 2,7, il che vuol dire che 800 grammi di pasta in un cilindro da 2 litri deve arrivare in cima. Questo è 2,5. Se ne metto 740 e arrivi in cima è 2,7. Quindi questo è indicativamente il primo aspetto. 740 Logicamente, grammi, però, Giambattista. 740 grammi. 740 grammi in un cilindro da 2 litri o 800 in un cilindro da 2 litri. Diciamo che questa forbice ti permette di fare da 2,5 a 2,7. 2,7. Ok. Esattamente. Anche qui il tempo ha una sua funzione, perché non posso permettere che i miei lieviti mi facciano arrivare a questo punto qui in 8 ore. Poi dipende sempre dalla temperatura, per cui normalmente un lievito sano arriva a fare 2,7 in un tempo fra le 5 e le 6 ore. Poi vi spiegherò il perché in un tempo del genere, perché questo è condizionato dalla quantità di farina dei rinfreschi, ma ne parliamo dopo. Quindi, primo aspetto, volume, deve arrivare lì. Secondo aspetto è l'alveolatura di un impasto. Quanti guardano com'è l'alveolo? Allora, tenete conto che un eccesso di acidità lattica ci dà un muro bianco con una serie di alveoli chiusi, tondi e distanti l'uno dall'altro. Quindi vuol dire che se io vedo tutti questi pallini tondi distanti l'uno dall'altro, devo come minimo avere il dubbio che il mio lievito non sia equilibrato. Mentre come si chiama? Una serie di alveoli, classico alveolo a goccia per intenderci, più o meno equidistanti, non eccessivamente grandi, disposti sull'intera massa, è sinonimo di un lievito in salute. Quindi avere un alveolo regolare a goccia è ben presente. Per fare questo è importante non tanto tagliare il lievito in un secondo momento, perché nel momento in cui lo vado a prendere, appoggio sul tavolo e lo vado a tagliare, rischio di farlo sgonfiare, comunque ha una percezione dell'alveolo differente. Esatto. Io uso dei recipienti trasparenti in plexiglass in modo da vedere da fuori come si presenta l'alveolo. La colorazione, un lievito sano normalmente ha un giallo ocra, quindi un colore paglierino, caldo. Non tende al bianco perché vorrebbe dire che è immaturo o ha poche ore di fermentazione o è molto debole. Non tende al grigio perché vorrebbe dire che ha lievitato troppo o ha un eccesso di acidità. Quindi ha quel colore lì. Poi subentrano i sensi veri e propri, quindi assaggiarlo. Il lievito andrebbe sempre assaggiato. Tu attraverso l'assaggio percepisci se hai l'acidità acetica, se ha acidità lattica Lattica. e soprattutto se è acido. Perché un buon lievito, quando lo metti in bocca, qual è la prima sensazione, Maurizio, che devi sentire? La dolcezza, no? No? Il leggero pizzicorio che ti Pizzichetti dà. sulla punta della lingua. Sulla punta della lingua. Quello è l'acidità acetica ed è la prima percezione che devi avere. Logicamente, se è leggera, vuol dire che va bene. Se è troppa, che lo senti, che è pizzico. Un conto se prendi il lievito la mattina dopo 12 ore, 15 ore di irritazione, un conto se lo pigli dopo 5 ore. Deve essere leggermente, deve avere questo leggero pizzicorio. Poi ti deve dare una sensazione. Avete mai mangiato qualcosa con un cucchiaio di legno? Sì. Come ti rimane la bocca? Un Alla po' sì, alla all'acqua. pata, esatto. Alla pata. Quella stessa è la sensazione che ti dà l'acidità lattica. Quindi, se tu la senti subito dopo l'acidità acetica, va bene. Se tu la senti prima, vuol dire che ce n'è troppa. E quindi devi anche stare attento a come percepisci questa sensazione di allappamento. Certo. La terzo aspetto è la salivazione che ti deve venire dopo 10-15 secondi che ciucci il lievito per sentire com'è. Ti deve sentire questa salivazione. Se la salivazione arriva immediatamente, vuol dire che è troppo acido e quindi non va bene per impastare o comunque è un lievito da correggere. Se a un'immediata salivazione senti una percezione di amaro
nel retto della lingua vuol dire che c'hai un eccesso di acidità lattica andata in acidità. Quindi non solo hai tanta acidità lattica, ma anche andata sotto un valore corretto di acidità e quindi la percezione è di amaro. Quindi quando assaggiamo un lievito cerchiamo di capire come sta attraverso questo. Noi a volte diciamo sì, è dolce. Deve leggermente darti questo pizzicorio sulla bocca, un po' di allappamento e un po' di salivazione e il lievito va bene. Il profumo. Giambattista, scusami, no, continua, continua, poi era legato a un lievito troppo forte, ma ci arriviamo ora. Arriviamo. Il profumo. Allora tenete conto che l'acidità lattica non ha profumo, non ha attività aerobica, sì, olfattiva, mentre il lievito, l'acidità acetica sì. Quindi quando io vado ad annusare un lievito, io devo percepire quelli che sono i profumi della fermentazione e su questo la natura si è abbastanza uniformata, nel senso che quello che permette al vino di fermentare sono famiglie molto simili, se non anche alcune, che permettono alla pasta madre, al lievito naturale, di fermentare. Per cui quando noi andiamo ad annusare un lievito, non dobbiamo sentire quell'odore di alcol che noi confondiamo, perché quando sentiamo l'odore di alcol è perché hanno lavorato troppi lieviti. Sono i lieviti che producono alcol etilico. Fermentazione alcolica. Esattamente, non per niente chiamata fermentazione alcolica. Certo. La parte di alcol che producono i lactobacilli o l'acronimo LAB, come scrivo nel libro, producono una quantità minima di alcol etilico, per cui è anche fatica da percepire. Quindi quando percepiamo quell'odore che è sgradevole, che torniamo indietro, vuol dire che hanno lavorato troppo i lieviti. Un lievito sano deve saper di mosto, deve saper di cantina. È presente quando entri in una cantina Sì. vecchia, senti quegli odori? Profumi, sì. Esatto, che per me sono profumi. Fermentazione batterica, penso, no? Quindi quella Esattamente. lattica. Ecco, quel profumo lì devi sentire, ma lo devi sentire in maniera molto delicata, perché se lo senti in maniera troppo accentuata, hai troppa acidità acetica. Se non lo senti per niente, vuol dire che hai troppa acidità lattica. Per cui capisci anche te che il nostro naso, la nostra bocca, i nostri occhi, purtroppo le orecchie, il lievito non parla, No. altrimenti no. Quindi con le orecchie non puoi fare nulla. Però naso, bocca e occhi sono. E per ultimo, se hai voglia di avere conferma di tutto questo, ti metti il pH-metro. Piac. Ci Perché arrivavamo io, dopo. il pH-metro, ieri per esempio ho spiegato questo, tu potresti avere tre lieviti, tutti e tre a 4.1, perfetto come valore. Uno potrebbe avere troppa acidità lattica, perché magari l'hai tenuto al freddo. Uno potrebbe avere troppa acidità, no, l'hai tenuto al caldo. Uno ha troppa Acetica. acidità acetica, perché l'hai tenuto al freddo. E l'altro è essere corretto. Per cui il valore del pH ti dice semplicemente che c'è stata una fermentazione lattica, e per lattica intendo lactobacilli, ma non ti dice se si è formato correttamente una o l'altra o tutte e due. Per quello ci vogliono occhi, naso e bocca. Perché un lievito, quindi una pasta madre, ha all'interno un rapporto che è di 3 a 1, come ci spiega nel libro pH 4.1,5, Esatto. un rapporto tra acido lattico e E acido acido acetico. acetico, esatto. Quindi, esatto, quindi questo rapporto, se appunto è rispettato, è uno di quei parametri, perché poi c'è anche il rapporto tra quelli che sono i lattobacilli e i lieviti, che deve essere, se non sbaglio, 1 a 100, sì, 1 a Esatto. 100, Allora, 1 a nella 100. pasta madre solida è 1 a 100, nella pasta madre liquida, meglio conosciuto come Vicoli, Come è 1 a liquido, 10. 1 a È 1 a 10. 10. Quindi, quando riusciamo a rispettare questi rapporti, abbiamo e questa è la bravura, cioè riuscire a capire e a arrivare quanto più vicino possibile Questo a questo dipende anche rapporto. molto. Io ho conosciuto una persona, l'unica della persona in 25 anni che fa il lievito madre, che aveva una donna, una sensibilità, io non so se sarà in ascolto, se mi capiterà mai di incontrarla, perché non mi ricordo neanche a bocce ferme dove l'ho conosciuta. Lei, dall'odore del lievito, quando entrava in laboratorio, ti diceva che pH aveva il suo lievito. Aveva un rapporto talmente profondo,
Perché alla fine, perché noi diciamo il mio bambino? Pasta madre, certo. Perché è un rapporto talmente profondo che tu hai con questo insieme di esseri viventi, perché non puoi definire una cosa morta, sono un insieme di esseri viventi, che lei con i suoi sensi si rendeva conto come, come andava gli e non sbagliava. Se lei diceva questo è 4,15, 4,18, ne omettevi, magari era 4,16, e aveva ragione lei. Mi hai, parlando di fermentazione batterica lattica, mi hai fatto ricordare una cosa importante che hai scritto sul libro, e ritorniamo un po' a quello che è il discorso del prodotto fatto con lievito di birra e prodotto fatto con lievito madre. Grazie alla, durante la cottura, grazie agli acidi organici che quindi interagiscono con l'etanolo, si sprigiona questo profumo particolare nei prodotti fatti con lievito madre che non hanno invece i prodotti fatti con lievito di birra. Assolutamente, per... sì. Quindi questo... cioè, l'attività, allora, noi teniamo conto che i due acidi principali, che sono l'acido lattico e l'acido acetico, hanno due funzioni contrapposte, ma vitali tutte e due. Per cui con l'acidità lattica noi andiamo a dare morbidezza, andiamo a dare gusto, andiamo a dare chef life, andiamo a dare una resistenza all'attacco delle muffe, abbiamo una gestione dell'acqua libera. Con l'acidità acetica invece abbiamo due semplicemente cose, struttura e parte aromatica olfattiva. Se non c'è acidità acetica, il prodotto, anche una volta cotto, non sa di nulla da un punto di vista del profumo. Olfattivo, diciamo, del profumo, sì. Questo è il motivo per cui il pane fatto con l'Icoli profuma meno del pane fatto con la pasta madre. Se voi andate a fare... Allora, è vero che con l'Icoli hai più soddisfazione, perché spinge di più, ti viene, spacca bene e quant'altro. Ed è, da un punto di vista del gusto è anche più buono, perché c'è tanta acidità lattica, però dal punto di vista del profumo, quel profumo che si sentiva quando io ero bambino in giro per le strade, che andavi alle 7 con il Licoli o con gli altri di birra, non lo senti. Esatto. A proposito di Licoli e di Maurizio, scusami, no, perché mi vengono poi in mente tutte, sì, le, sì, domande, in automatico, tutte le domande c'era, che ci fanno, c'era una domanda che forse Giambattista già ha risposto: come riequilibrare un lievito forte o debole? In tal caso, allora, faccio... arriviamo al bagnetto, che era la domanda, insomma, che volevo fare. Quindi, sì, quando ci troviamo la mattina un lievito che è chiaramente troppo forte, per esempio, ecco, e ritorniamo anche al... Cosa, adesso ti faccio io una domanda, Alessandro. Sì, prego. Cosa vuol dire lievito troppo forte? Allora, io posso rispondere in due modi: o che c'è troppa è troppo acetico, è troppo spinto sull'acetico, o può essere anche che possiamo parlare di forza, nel senso che c'è troppa parte lievita, ci sono troppi lieviti. Quindi la risposta può essere doppia, o sbaglio? Allora, esatto, e questa è stata una delle prime cose che la dottoressa Racinelli mi ha domandato. Quando c'è... Allora, non è corretto dire un lievito troppo forte. Allora, o abbiamo un lievito... Allora, troppo forte normalmente è riferito semplicemente all'attività dei lieviti. Quindi quando io parlo di un lievito troppo forte, parlo di un lievito che spinge molto e quindi c'è un'attività dei lieviti che è completamente sbilanciata. Il lievito può essere troppo acido o troppo sbilanciato. Il troppo acido, come il troppo sbilanciato, deve essere capito in che direzione è sbilanciato. Perché io, se tengo il lievito in una caraffa libero e mi dimentico di rinfrescarlo dopo 18 ore perché mi sono addormentato o perché scivolando mi sono storto una caviglia e sono andato all'ospedale, esatto, quando torno dall'ospedale, lui è diventato troppo acido, ma l'acidità che ha sviluppato, essendo in un contesto aerobico, quindi in presenza di ossigeno, è al 90% acidità acetica. Certo. Per cui se voglio fare il bagnetto per correggerlo, devo utilizzare acqua calda, perché l'acqua fredda mi stimolerebbe ulteriormente acidità acetica. Quindi 28-30 gradi o di più. Esattamente, anche 32. Anche 32. Diverso invece se io ho un lievito chiuso nel sacco, dove di suo natura, essendo un ambiente più aerobico,
lui sviluppa più acidità anaerobico, scusami, lui sviluppa più acidità lattica. Lattica, In questo certo. caso qui, se me lo dimentico, la cosa che subito salta all'occhio è come diventa appiccicoso, per cui Sì. questo è un eccesso di acidità Lattica, lattica che bagnetto può freddo. essere in parte risolta con un bagnetto in acqua 18 fredda, gradi, 18 gradi, 18 gradi, 18-20 gradi. 20 gradi. Ma Gian 19, stai sempre nella via di mezzo. Battista, c'è il terrore a fare questo bagnetto perché molto spesso ai nostri amici del gruppo resta il lievito a fondo per 20, 30, 40 e 50 minuti. Per cui scoppia il panico, lacrime, gente che strappa i capelli, ora che faccio? E mi è morto il bambino, eccetera, eccetera. Allora, il bambino muore in un'unica occasione. L'unica occasione che può mettere veramente a repentaglio la salute del lievito è quando sviluppa acidità lattica sviluppata da lattobacilli omofermentanti. Gli omofermentanti sono maledetti perché non producono anidride carbonica, quindi non è un metilvolume, e creano un ambiente ostile all'attività dei lieviti. Per cui quando i lactobacilli, e sono naturalmente presenti, vengono attivati per degli errori di lavorazione e prendono il sopravvento sul lievito, il lievito a quel punto lì è difficilmente recuperabile, per non dire irrecuperabile. Tutto il resto è recuperabile. Io ho avuto la fortuna, e cito anche il nome perché è un professionista serio, oltre che amico, pasticceria Cesar dell'Aquila. Se ci fosse qualche amico dell'Aquila, glielo può chiedere con Cesare, Cesare Catelli è il titolare. Io andrei a fare da lui una consulenza la settimana prima del terremoto che 7-8 anni fa ha distrutto l'Aquila. Ero proprio lì. L'unica mia fortuna è che ero nell'albergo che è rimasto in piedi, per cui se avessi tirato anche quando c'ero io, quell'albergo è rimasto in piedi. E quando ha tirato il terremoto, la sua pasticceria è stata chiusa per 9 mesi. E nella cella frigorifera, che fra l'altro è passato un periodo di tempo senza corrente, quindi non andando, è rimasto chiuso il lievito per 9 mesi. Lui dopo 9 mesi mi ha telefonato, mi ricordo ancora adesso, ero nelle Marche, Civitanova, e lui mi telefonò e dice: cosa faccio con questo lievito? Era più una sfida. E io ho detto: hai voglia di provare a recuperarlo? E da lì abbiamo cominciato con i bagnetti, l'uso del tuorlo, rinfreschi un pochettino più lunghi. Nel giro di 15-20 giorni lui ha recuperato il lievito e a casa da qualche parte ho ancora il biglietto, mi mandò la colomba ringraziandomi con la colomba fatta con il lievito terremotato. Quindi anche un'inattività di 9 mesi con le dovute cure ti fa riportare in salute un lievito. Se invece entrano dentro gli omofermentanti, buttalo È via, fate andato, l'altro è pezzo. andato. Esatto. E quindi il bagnetto, nel momento in cui la pasta madre non sale a galla, dopo 20, 30, 40, 50 minuti, possiamo tranquillamente. Vuol dire che ha avuto un'attività alcolica, una fermentazione alcolica prolungata. E Certo. quindi tutte le cellette. Allora, cos'è che permette alla pasta madre di stare a galla? Perché bisogna fare chiarezza, perché si dicono tante cose. La La pasta madre struttura, sta. la struttura, io credo, no, credo, dovrebbe essere così. La struttura non è stata compromessa, per cui Bravissimo. Per cui l'aria che c'è dentro, che è anidride la fa carbonica, lo venire a mantiene galla. a galla. Certo, Quando tu invece prendi un uno è lievito. compromessa a causa Esatto. della Tu troppa prova a fare acidità. questo. Tu prova a fare questo. Ti prendi un lievito. E ogni giorno lo tagli e lo metti a mollo. O prendi un lievito e lo tieni per un mese senza toccarlo. Sì. Dopo un mese lo prendi e lo metti a mollo. È normale che quello andrà a fondo e ci Certo. metterà tanto tempo perché poi dopo all'interno dell'acqua un minimo di attività fermentativa parte, per cui dopo un po' prova a venire a galla. Però la maglia glutinica è talmente compromessa che logicamente dall'acidità, che come si chiama? L'anidride carbonica è andata via e quindi non potrà mai galleggiare. È come un palloncino a cui tu gli dai dell'aria che è bucato, non si gonfierà mai, non salirà mai, diciamo, verso il cielo. In questo caso siamo nell'acqua, per cui se la maglia è bucata e non Non permette ai gas di galleggerà mai. essere trattenuti, e non galleggerà mai. Però Esattamente. si può prendere questa pasta, rinfrescarla
Allora, lui deve fare, se ti trovi in una situazione del genere, se ti Sì, trovi in una situazione del genere, sì, non devi piangere, disperarti e fare karakiri come i giapponesi. Devi semplice, ricordatevi sempre, ho scritto nel libro, la conoscenza produce arte, l'inesperienza produce caos. Se tu hai conoscenza, recuperi il lievito. Se hai inesperienza, vai nel pallone e provi quello che ti ha detto l'amico, dell'amico, del fratello che l'ha sentito dal cugino. dal cugino. E quant'altro. Per cui, se ti succede una cosa del genere, tu devi andare a rimettere in pista l'attività dei lieviti. Per cui va bene fargli un bagnetto per scaricarlo dell'eccesso di acidità, poi, come prima cosa, andare a tamponare quell'acidità dannosa anche per i lieviti con del tuorlo. Quindi, il primo aspetto è mettere il 4% di tuorlo sul peso della farina. Aumentare la quantità della farina per permettere all'acidità di diluirsi e per stimolare l'attività del lievito e cominciare a fare dei rinfreschi con dell'estratto di malto diastasico, che è una sorta di, non dico vitaminizzante, però comunque è un prodotto che entra persino dentro la cellula del lievito, per cui ne stimola altamente l'attività fermentativa. 0,5% sul peso della farina e comincia a rinfrescare con dell'estratto di malto all'interno della farina. Per migliorare tutto questo, puoi usare dell'acqua di lievito. L'acqua di lievito che cos'è? Sapete, te Maurizio, forse ne avevamo parlato, non mi ricordo. Da Marisa ogni tanto mi Sì, fanno questo, ne avevamo parlato. acqua di L'acqua lievito. di lievito è dell'acqua che viene mixata con del lievito di birra dentro. E dirà, ah, adesso siamo battiti sul lievito di birra. No, viene Sembra mixata che con del lievito di birra dentro. Mi sembra viene che ce cotta, no? n'è. Viene cotta, viene bollita, Sì, no? no, viene cotta, viene fatta, adesso la proporzione non me la ricordo, comunque viene messa dentro una pentola a pressione, viene portata a bollore e una volta che questo bollore avviene si abbassa e va prolungato per 20-30 minuti. In questo, diciamo, processo di cottura i lieviti muoiono, perché a 55-60 gradi i lieviti muoiono, per cui lì dentro non c'è più un lievito e quindi non è più lievito di birra. Però sopravvivono gli elementi nutrizionali sia per i lieviti che per i lactobacilli. Utilizzare un 20-30% di quest'acqua Quello sì. una volta che, perché poi quando vai a aprire la pentola a pressione, che cosa succede? Che tu hai una parte più densa che si è depositata sul fondo e una parte un pochettino più liquida che rimane in superficie. Prendi la parte liquida, te la tieni in frigorifero o te la congeli, te la tiri fuori quando ti serve, e un 20-30% è come quando tu d'estate, affaticato e sudato, ti prendi un po' d'acqua col polase dentro, immediatamente ti senti meglio. E questo, in questa maniera qui, in 4-5 giorni di questa attività qui, il lievito si riprende. Non ti sento più. Te No, mi senti? sì, Alessandro no. Ah, sì. Quindi non disperate se il lievito ha qualche problema a venire a galla o quant'altro, perché con i dovuti accorgimenti lo riportate in un ottimo stato di salute nel giro di 4-5 giorni. Eccoti Questo è quello qua. allora. Ci sei? È molto utile, Giambattista, è indispensabile usare sempre la stessa farina? Allora, indispensabile non c'è niente, molto utile sì, nel senso che le farine, allora, partiamo dal presupposto, se io mi affido a un mulino serio a livello nazionale, normalmente i mulini che lavorano, sono 3-4 quelli che lavorano in maniera più seria, sono anche mulini che hanno dei contratti che fanno per anni con le stesse aziende, per cui normalmente il grano che vanno a prelevare è sempre quello, un pochettino come la Ferrero che compra con anni in anticipo i raccolti delle nocciole per avere quelle determinate nocciole di quelle determinate zone. Adesso ho cominciato a farsele anche da sola perché si è comprato la terra, si è fatti i noccioleti, però e quindi se usiamo farine di mulini nazionali abbiamo una regolarità abbastanza stabile anche di elementi microbici che si trovano all'interno della farina. Che
che sono quelli poi che ti caratterizzano il lievito. Se invece cambiamo continuamente farina o mulini, potremo avere un cambiamento, non potremo avere, avremo un cambiamento nel microbiota, che è l'insieme dei microrganismi che compongono la pasta madre, ecco. Quindi se è possibile, sì, usare sempre la stessa farina, sono d'accordo. Anche qui però voglio sfruttare una parola, perché da sempre ci è stato insegnato, e questo non nascondo, mi sembra di averlo scritto anche in Piaga 4.1 quando ho scritto il primo libro, ci è stato insegnato che per rinfrescare il lievito ci vuole una farina forte, additando mille scuse di cui io non ero mai completamente convinto. Però dicevo sì, si usa la stessa farina con cui impasto anche nel lievito, lui si trova che è la stessa farina con cui mangia tutti i giorni, se la ritrova nell'impasto e va bene. Noi dobbiamo cominciare a pensare al lievito madre o alla pasta madre come un agente lievitante, come un cubetto di lievito di birra. Quindi cosa succede? Quando io lo metto a rinfrescare, di cosa ha bisogno? Della stessa cosa di cui ha bisogno il lievito di birra, zuccheri. E gli zuccheri che trova nella farina con cui io lo rinfresco sono ampiamente sufficienti a dargli da mangiare, per cui che il mio lievito mi faccia dei volumi spaventosi o che arrivi a fare malapena 2,5 e poi faccia fatica a arrivare anche a 2,7, a me non interessa niente. A me interessa che quando fa 2,5 automaticamente io mi ritrovo un pH di 4,10-4,15 e mi ritrovi tutte quelle caratteristiche sensoriali che vi dicevo prima. E per far questo, credetemi che potete andare dalla farina frolla alla farina per il brioche, alla farina per la sfoglia. Io personalmente, essendo una persona che, a cui piace sempre la via di mezzo, non vado a estremizzare usando una farina frolla, sto su una farina che abbia un 11% di proteine circa, quindi una farina sfoglia, un 260-280 di W. Il mio lievito è in perfetta salute. Se usiamo una farina più forte, e questo con l'esperienza ho avuto modo di appurarlo poi nel tempo, io sviluppo una maglia glutinica più tenace e come risultato mi ci vuole più tempo per raggiungere quel determinato volume in altezza. Questo mi porta ad avere un'acidità maggiore rispetto a una farina più debole, per cui se vogliamo anche degli effetti collaterali usare una farina forte. Beh, Gianbattista, se io rinfresco domani mattina quindi prendo la mia pasta madre e la rinfresco lo stesso quantità di acqua e stessa quantità di farina, ma con farina medio forte, quindi parliamo 260W e un'altra 400W. Quella con 400, quindi la pasta madre con 400W, l'indomani avrà più possibilità di, in termini di tempo per essere rinfrescata, avrà più tempo rispetto a quella con una V più bassa o no? L'hai articolata in maniera complicata. In maniera molto semplice, tu prendi due farine, una più debole e una più forte, fai il lievito, quello con la farina più debole arriva a fare il volume che deve fare in meno tempo. L'altra ci mette più tempo a raggiungere lo stesso volume e quando l'ha raggiunto ha un pH più basso. Okay. E quindi è sconsigliato usarla. Quindi se tu ci stai dicendo, cioè, per secondo Giambattista è più... No, secondo Giambattista. Cioè, questo è come se io dicessi, secondo me 2 più 2 fa 4. Non è secondo me, ormai è consolidato. Cioè, esatto. Non è che ti dico usa la farina più debole o più forte, tu usi quella che ti pare e con cui ti trovi meglio. Io ti dico che la farina più debole ti permette di avere, logicamente ti tirerà meno acqua, per cui se con la farina 400W e con 14 proteine usi un 46-47% d'acqua, dall'altra parte usi 44-45%, quindi questo certo. È da me preventivo. Io ti sto dicendo che usare una farina più debole è consigliato, perché ti permette di avere un lievito più dolce e che acidifica di meno. Poi, se hai rinfrescato il lievito per migliaia d'anni con farina forte, se vuoi continuare, continua. Però la verità scientifica è questa. Non stabilita da Giambattista. Questa è la verità scientifica. Io ho sempre preso questa linea di condotta. Io non mi sono mai permesso di dire che secondo me è una cosa migliore. Io porto delle verità scientifiche, cose esatto. Che gente che studia non questo... È un consiglio, ma basato sulla scienza, su dati di fatto, non su
potrebbe, cioè è così perché penso sia meglio così, ma perché studiando è stato visto che è meglio utilizzare una farina meno forte rispetto a una più forte. E legandomi un po' al discorso del pH, quanto consiglieresti a chi ha la passione per la pasta madre di acquistare un pH-metro? Dipende quanto è capace di non farsi condizionare. Chi acquista un pH-metro è condizionato consciamente o inconsciamente ad affidarsi a lui. Io prendo la mia pasta madre, metto il pH-metro 4.10 e a posto, la rinfresco. Se deve fare così, non lo comprare. Esatto. Se invece prima analizzi la tua pasta madre, la vedi com'è, impari a riconoscere dai tuoi sensi com'è, poi sai, ti voglio vedere se ci ho preso, tacchete, allora vedi. Prova del 9. Invece quando... Prova del 9. Prova esattamente. Del 9. Diverso invece quando lo usi la mattina. La mattina in un impasto serale, dove c'è tanto tuorlo e tanto burro, e quindi c'è un effetto tampone, ormai le acidità le hai sistemate, nel senso che non puoi più intervenire stimolando acidità lattica o acidità acetica. Quello l'hai fatto prima nella fase di rinfresco. Nell'impasto ormai i giochi sono fatti. Allora il pH-metro è un puro dato effettivo. Metti il pH-metro e a 5,30, 5,20 va bene, e a 5,10 va bene, e a 4,95 è acido. Devo correggere i lievi, devo correggere l'impasto. Allora lì diventa... Sì, lo metto e vedo come sta. Okay. Quindi è chiaro che per quanto riguarda un lievito madre, la gestione lievito madre, il pH-metro è più una prova del 9. Quindi prima ci affidiamo ai nostri sensi, all'olfatto, quindi al gusto, e poi abbiamo la conferma del pH-metro. Invece per quanto riguarda, come dice appunto Gian Battista, il grande lievitato, il pH-metro è un aiuto vero. E la domanda che ci fanno è che ma che pH-metro consigliate? Due strumenti per me sono molto buoni, Anna Instruments e Testo, per me sono i due pH-metri più stabili. Ecco quello che ti volevo dire, anche perché il pH-metro mi permette di capire come sta l'impasto. Esempio, se io arrivo la mattina e vedo che l'impasto è poco più che raddoppiato, io tendenzialmente, non io, parlo con me, essere umano, tendo ad aspettare e quindi porto avanti il mio lievito finché non ha fatto il volume. Se invece ho l'abitudine, una volta che ho superato il raddoppio, di misurare il pH, io mi posso rendere conto, come è successo a volte, che l'acidità lattica, quindi quella dei lactobacilli, è andata avanti in maniera diversa, quindi preponderante rispetto all'attività, alla fermentazione alcolica. Non... fermentazione lattica per me sono lactobacilli, fermentazione alcolica lieviti. Quindi perfetto. Quando parliamo di fermentazione lattica non è acido lattico, è fermentazione dei lactobacilli. Per cui io potrei avere un impasto che ha fatto 2,1, 2,2, ma avere un pH di 5,1. Questo cosa vuol dire? Che se io continuo e lo voglio far arrivare al volume che deve fare, lui mi scende a 4,95 e non me lo posso permettere. Per cui io prendo il mio impasto, faccio ugualmente l'impasto del panettone finale, ma lo vado a scaricare di lieviti, perché per arrivare a quel punto lì di acidità hanno lavorato di meno gli zuccheri, per cui gli zuccheri che normalmente venivano consumati non lo sono stati, per cui lo vado a scaricare. Perfetto. Allo stesso modo, se io arrivo, e anche questa è tutta esperienza che ho avuto, e ti trovi magari che al triplico l'impasto, però il pH è ancora 5,4, fallo andare avanti. Ecco perché qui capisci l'importanza di avere una farina buona, perché se a volte la lievitazione è sballata, per cui i lieviti hanno preso un po' più il sopravvento, ma i lactobacilli no, tu devi aspettare di avere un'acidità idonea. Quindi la fermentazione più importante in una pasta madre e in un impasto a base di lievito naturale è sempre la fermentazione lattica. In questo caso qui,
se io lo mando avanti che mi ha consumato più zuccheri, ma non è diventato acido perché prendo l'impasto che magari è 5-15, quindi è perfetto. Basta semplicemente che aggiungo un po' di zucchero per compensare, un 25% di zucchero per compensare quello che si è mangiato. Ok, poi ci potremmo anche inserire il discorso dell'utilizzo del malto o no, ma andiamo un po' forse a complicare le cose perché molto spesso ci chiedono perché certe ricette di panettone portano il malto e altre no. Allora, questo dipende dalla conoscenza o da come conosce l'estratto. Allora, qui non parliamo di malto, parliamo... il malto non è, allora, a volte mi piace fare il pignolo, il malto non esiste. Esiste un processo che si chiama maltizzazione che trasforma i chicchi di cereale, e questi chicchi di cereale, così come sono, non possono essere adoperati, ma vengono macinati. Per cui esiste la farina di cereali maltata Sì, e l'estratto di malto, nel malto. senso estratto di cereali maltati o estratto di orzo maltato. È l'estratto di orzo che è importante per noi, perché l'estratto di malto, quando ha un basso valore di unità Pollack, l'unità Pollack è l'attività fermentativa che può avere, quindi la capacità che ha il malto di trasformare in maltosio 1 chilo di zucchero in un'ora. Più questo numero è elevato, 12, 14.000, 16.000, 18.000, e più zucchero liberi, e quindi i lieviti mangiano a go-go. Nel caso specifico del panettone, è una manna, sia che lo usiamo nel primo impasto, sia che lo usiamo nel secondo, e per due motivi. Allora, nel primo impasto, che cosa fa? Nel primo impasto mi permette di dar da mangiare al lievito bypassando lo zucchero che io ho messo, nel senso che logicamente io tendo a separare l'autolisi dall'utilizzo dell'estratto di malto, perché hanno due azioni più o meno simili. Per cui quando faccio l'autolisi non metto l'estratto di malto nel primo impasto, se non faccio l'autolisi metto l'estratto di malto nel primo impasto, perché praticamente mettendoci l'estratto di malto io metto in condizioni il lievito di andare subito a mangiare, perché l'80% dell'estratto di malto sono zuccheri semplici. E soprattutto avendo una forte attività enzimatica, perché sono presenti delle alfa e beta amilasi in grosse quantità, hanno una capacità di trasformare l'amido in glucosio superiore a quello presente nella farina. Quindi io mi troverò che andando a scalfire l'amido della farina, ricordiamo che l'amido è il 78%, in un processo di rinfresco viene consumato dal 6 all'8%. In un utilizzo notturno possiamo arrivare a un 20-25%, per cui capite che di zucchero ce n'è ancora tanto. Se non si va avanti all'infinito, semplicemente perché poi si arriva a un punto dove l'eccesso di acidità mette in crisi i lieviti. Però tecnicamente lo zucchero non è che smette di fermentare perché manca lo zucchero. Per cui, mettendo l'estratto di malto nell'impasto serale, io rallento la possibilità che inacidisca, per cui tengo sotto controllo la fermentazione e soprattutto salvaguardo la quantità di saccarosio che viene praticamente toccato pochissimo. E anche qui torniamo al discorso di prima. Più saccarosio mi rimane, più dolcezza ho, più acqua riesco a legare e più morbido mi rimane il panettone. Nel secondo rinfresco invece lo metto per aumentare un attimino l'attività della fermentazione, quindi della lievitazione in pilotino, anche qui senza consumare gli zuccheri del lievito, perché se io metto e faccio correre il mio lievito e questo mi consuma tanti zuccheri perché corre, poi mi trovo un prodotto più secco. Se invece io ci metto l'estratto di malto ed è lui che fa correre i lieviti, io il mio zucchero l'ho salvaguardato. Quindi è utile. Chi non lo utilizza è perché o non conosce l'utilità o non ha voglia di impazzire. Gian Battista, una domanda che ci fa qualcuno che forse ha fatto i tuoi corsi. Perché si mettono i panettoni del pirottino del secondo impasto a 32-33 gradi? Perché una famiglia delle 480 dei lactobacilli classificate ha una particolarità che è in grado di trasformare parte dello zucchero fermentato in glicerolo. Il glicerolo è un ecopolisaccaride che ha una forte azione
morbidezza, quindi influenza morbidezza del panettone, e ha una grossa attività nel tenere legata l'acqua. Per cui quando io faccio lievitare a 32 gradi il mio panettone, questa è la temperatura dove si sviluppa il glicerolo, è fra 30 e 35 gradi. Io a 35 gradi non lo metto un panettone a lievitare per 5-6 ore perché rischio di far fuoriuscire anche il burro, ma fino a 32 mi posso spingere senza compromettere nulla. A 32 gradi io produco questo glicerolo e ti posso garantire, io che conosco i miei panettoni ormai da una vita, il mio panettone da quando lievito a 32 gradi è cambiato. Logicamente, in questa maniera qui, se non metti estratto di malto, ti consumi proprio di zucchero, per cui a monte forse dovresti anche aumentare un pochino, qualche punto percentuale, parlo di qualche punto percentuale, non so, da 13,5 a 14, da 14, 14,5, 14,4, non da 12 a 16. Se metti estratto Malto di malto, diastasico. estratto di malto diastasico 5.000-6.000 unità Pollack. Sono un mare di domande riguardo, io per tutte non le possiamo leggere. Licoli, licoli, Ma qui licoli, bisogna, licoli, licoli. però posso dire una cosa, allora qui siamo già un'ora e mezza ormai che facciamo, qui bisogna che facciamo un Infatti. altro perché Un tutte le domande non altro, riusciamo magari, ma a magari, esaurirle. ma magari. Ma guarda, la facciamo perché a me piace dare risposta, però ho anche mille altre cose da fare e c'ho sempre quella cosa da cercare per quelli là di prima. Solo questo, però. Quindi il maestro Gian Battista ci ha promesso un'altra live, Ma perché guarda, poi siamo andati. mercoledì sera Sì. non c'è neanche la Champions League, per cui Allora, mercoledì sera alle 21 possiamo fare la possiamo motivazione fare la delle. seconda puntata di questo, così tenetevi da conto le domande e diamo risposta mercoledì sera alla Sì. seconda puntata. Una domanda, l'ultima flash che è Sì, proprio riguardo vai. Licoli. Allora, è vero o no che il panettone con Licoli ha una shelf life minore rispetto a uno fatto con la pasta madre solida? Nel senso che se io uso il Licoli nella sua versione originale, 100% dove idratazione. 100% di idratazione, e quindi vuol dire in maniera pressoché totale lieviti e acidità lattica, e lactobacilli che producono acidità lattica, ti dico sì, la sua conservazione è ridotta. Poi, come tutte le cose, dal grado di impastamento, dalla bilanciatura della ricetta che fai, una cosa o un'altra, puoi aggiustare il tiro, per cui io e te possiamo fare la stessa ricetta, usare lo stesso Licoli, cambiando un po' la ricetta, io magari mi dura 10 giorni, te 15-20, però di principio, il Licoli, nella sua versione originale, tendenzialmente fa asciugare più velocemente il prodotto. Ma è semplice, questa è chimica, non l'ho deciso io, non voglio fare il professore, però se io ho un rapporto 1 a 10 lieviti lactobacilli, vuol dire che fatto 100 ho molti più lieviti rispetto a una pasta madre solida. Molti più lieviti vuol dire che mi spingerà di più, mi lieviterà più velocemente, ma mi consuma più zucchero e mi si asciuga prima. L'acidità lattica, lo stesso motivo, l'acidità lattica, per chi non lo sapesse, quando è in eccesso non arriva più a legare l'acqua. Perché? Perché rilascia tante destrine all'interno dell'impasto. Le destrine è una misura intermedia da amido a glucosio e normalmente sono quattro o poco più molecole di glucosio legate insieme. In questa fase intermedia hanno, non chiedetemi perché a natura crea, hanno una capacità ridotta di legare l'acqua. Questo è il motivo per cui quando ho troppa acidità lattica ho un impasto che sembra più morbido e più appiccicoso, pur con la stessa quantità d'acqua. Esatto. Perché? Perché è più libera, perché la sento di più e quindi mi si appiccica di più. Quindi, essendo più acqua libera, è più volatile, va via prima e il panettone Sì. asciuga prima. Se invece io vado a gestire il mio lievito in maniera diversa, io per esempio lo vado a rinfrescare con l'80% di acqua. Già questa semplice riduzione di acqua mi sviluppa, e io questi sono test che ho fatto e li ho fatti assaggiare anche ad altri, 100% o l'80%, tu hai una percezione aromatica differente.
tu cominci a sentire i profumi acetici quando riduci anche semplicemente il 20% d'acqua. Se poi a questo ci fai, e qui Riccardo Sceveroli è una persona stupenda con cui tante volte mi confronto e mi dà dei là dove io magari non ci avevo pensato. Lui ha fatto dei test e ha avuto la fortuna insieme a Ramirez, il nome d'arte che adesso mi sfugge il nome, di fare anche dei test in laboratorio utilizzando una piccola percentuale di farina integrale che sviluppa dei, adesso mi sfugge il nome, che comunque producono acidità acetica, e lavorando col freddo, quindi facendogli evitare a 8-10 gradi il licoli durante il suo raddoppio, quindi non è più un raddoppio in 4 ore, ma è un raddoppio in 16-18 ore a 8-10 gradi, in questa maniera qui, quindi riducendo l'acqua, lievitando il freddo e 10% di farina integrale, noi andiamo a dare una connotazione non uguale, ma che si avvicina molto. Io ho fatto questo, ho fatto un panettone gin e ananas e dopo un mese era ancora morbido. Io ho un video dove prendo il panettone, lo schiaccio e questo torna indietro. Quindi si può fare. Maestro, okay. Giambattista, scusami, ti ringraziamo e ci vediamo mercoledì alle ore 21. Aspetto il tuo link. Ci sarò pure io, Giamba. Perfetto. Io non so chi è presente, saluto tutti. Io spero di non avervi annoiato con queste cose qui. Salvatore, un abbraccio, perché è una persona straordinaria, con una passione enorme. E se oggi ancora ho un fan club delle persone che mi apprezzano molto, lo devo anche a lui e all'attività che ha. Per cui buona serata a tutti. Iscrivetevi al fan club di Giambattista e di Salvatore. Io ho ridotto l'attività lavorativa, ci sono delle novità in corso che ho, solo che devo prendermi il tempo di ragionare. Ci vuole tempo. 3 anni, quindi ormai. Ci vuole tempo. Ci vediamo mercoledì. Un bacione a tutti. Ciao a tutti. A mercoledì. Ciao.